Siamo al via del nostro secondo allenamento. Una fase di riscaldamento iniziale composta da un inchworm. Quindi parto dalla stazione retta, cammino avanti appoggiandomi con le mani, faccio un piegamento sulle braccia mantenendo glutei, addominali contratti, solidi col centro per poi rientrare in posizione di partenza. Se è troppo pesante, scalo l'esercizio togliendo il piegamento sulle braccia, quindi mi proietto per avanti, non faccio il piegamento sulle braccia e me ne torno in piedi. Secondo lavoro, una sequenza di affondi saltati e un drop squat. In sequenza, gamba destra, gamba sinistra e squat frontale. Se è troppo pesante, togliamo la parte saltata, quindi facciamo un affondo frontale con la destra e con la sinistra per poi lavorare con uno squat. Serie di ripetizioni le vedete in scheda. Per quanto riguarda il terzo lavoro, in e out, quindi in appoggio sulle braccia con le gambe protese per dietro, faccio un balzo, porto le ginocchia tra i gomiti. Se è troppo pesante, scalo spostando i piedi uno per volta. Finita questa fase di riscaldamento, inizia il nostro vero corpo dell'allenamento, che saranno 21 minuti di lavoro con tre esercizi a ripetizioni fisse. I primi sono il burpee mountain climber, quindi partiamo col nostro burpee, un mountain climber per lato incrociato verso il gomito controlaterale, un piegamento sulle braccia per chiudere la ripetizione. Le ripetizioni da eseguire sono 7 fisse per tutta la durata della sequenza. Se è troppo pesante, scalo togliendo il push-up. Quindi parto con la mia azione di burpee senza fare il piegamento sulle braccia, porto il ginocchio destro verso il gomito sinistro e viceversa. Se è ancora troppo duro, eseguo un no push-up burpees. Quindi senza piegamento sulle braccia, senza mountain climber. Secondo esercizio della nostra sequenza saranno gli air squat e ne avremo da eseguire 14. Mi raccomando, la frequenza deve essere abbastanza sostenuta durante tutta la fase del lavoro. Manteniamo bene la colonna estesa durante tutta l'esecuzione. La coscia va sotto il parallelo, quindi sotto l'angolo di 90 gradi. Chiudiamo il lavoro con un sit-ups into bridge, quindi piedi a farfalla, alzo il bacino e sit-up risalendo, ponendo le mani oltre la linea dei piedi. Se è troppo pesante, lavoro soltanto con il ponte. Di questo ne abbiamo da eseguire 21. Tutta la sequenza è da portare avanti per 21 minuti facendo più giri possibili. Chiudiamo con una parte di core dove facciamo del plank into crunch, quindi posizione di plank, poi aziono l'addome e cerco di flettere leggermente verso l'alto. Se è troppo pesante, mantengo soltanto la condizione di plank. Poi abbiamo del knee to chest che eseguiamo o a gambe tese unite oppure alternate. Con questo si conclude la seconda seduta della settimana.